Ed eccoci tornati con i Barbarian. Sono un gruppo davvero strepitoso, sono all'attivo dal 2009 e hanno calcato palchi ovunque, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, ovunque. E stasera qui al Firenze Metal hanno presentato Viper Face. E adesso cercheremo un attimo di capire qual è stata un po' anche la risposta del pubblico e soprattutto che progetto c'è dietro a questo ultimo disco. Allora, ciao a tutti, sì, Viper Face è il nostro ultimo disco, sempre per El Set Bangers, nostra etichetta statunitense che ci vuol bene, ci coccola. È un quasi concept album, c'è da scoprirlo anche nei testi, quindi insomma compratevi il disco e leggetevi i testi. Questo è molto importante. Sennò il concept non ha senso. Il concept non ha senso, quindi insomma comprate il disco. Però appunto io ho visto il pubblico che era veramente scalmanato, sono stati tutti veramente molto molto entusiasti. Cioè siete stati bravissimi ragazzi. Grazie mille. Parlateci un pochino appunto di questo concept, brevemente, in modo che così riescono a capire quelli che, sbagliando, non sono venuti qui stasera, che cosa si sono persi. Beh, allora sicuramente vi siete persi una grandissima kermesse del metal a Firenze, che è quasi l'unica purtroppo, però ancora molto bella, grandissimo pubblico, molto bello vedere tanti giovani, soprattutto per noi un po' attempatelli, però insomma il metal old school probabilmente funziona ancora per fare un po' di pogo. Per quanto riguarda Viper Face, speriamo di presentarlo ancora moltissimo e soprattutto qui e tantissimo all'estero. Speriamo di fare una bella tournée, perché il vecchio disco, ormai vecchio, insomma Tour Negozio Line Hill, è capitato in un periodaccio in cui non c'è stato modo di fare tour. Volevamo bissare gli Stati Uniti e voglio essere scaramantico e non dire che cosa ci riserva il futuro. No, ecco. Evitiamo. Speriamo bene. Qualcosa bolle in pentola. Qualcosa bolle in pentola. Perfetto. Ecco, ma da questa esperienza del Firenze Metal, perché appunto siamo stati tutti fermi per un sacco di tempo, perché per motivi appunto più grandi di noi, che cosa vi siete portati a casa? Allora, sicuramente un bel pubblico numeroso, tantissimi amici tra le band, tantissimi amici tra il pubblico. Noi suoniamo spesso fuori, però suonare a casa è molto molto bello, è sempre molto bello. Anche per te è lo stesso. Raccontaci un po' anche della tua esperienza. Sei un po' una new entry all'interno del gruppo, no? Sapevo prima quando ci siamo incontrati. Che tipo di esperienza è stata? Allora, io con Nicolò siamo amici da tantissimi anni, però ho avuto troppi. Però ho avuto l'occasione di... Sì, ma non essere timido, vieni un po' più in qua. No, perché sta sparendo dalla telecamera. Ho avuto l'occasione di entrare nei Barbarian, appena mi è stata proposta l'ho colta al volo, perché già li conoscevo, mi piace quello che fanno e ero sicuro di andare a divertirmi, e così è stato. Da un anno che suono con loro e in un anno abbiamo già fatto diverse date, mi sembra 7-8 date negli ultimi 6 mesi. Sì, comunque quasi, forse in almeno 4 paesi diversi, quindi insomma dice, va bene così, insomma, diciamo. Però sempre di più, sempre di più. Ma sì, insomma, un gruppo che è sempre a giro, estremamente attivo. Con questo ultimo disco strepitoso, Viper Face, andateli a cercare. Loro erano i Barbarian. Noi ci vediamo tra poco. A dopo.